Volevo concentrarmi su uno degli argomenti che mi piace molto, perché è uno dei campi dove l'essere umano funziona meglio, e cioè quello di riconoscere il volto delle persone e di capire se le persone che sono in forno a noi in qualche modo le abbiamo già viste prima oppure non le abbiamo viste. E parto dal 1997. In quel momento sicuramente nessun tipo di algoritmo artificiale era in grado di riconoscere dov'era la faccia, perché in questo caso vedete che il volto è di profilo, gli occhi sono chiusi, quindi non è mica facile riconoscere il volto, men che meno riconoscere che queste due persone che erano attori sono gli stessi che magari adesso sono così. Nel 2001 esce questo algoritmo da parte di Paul Viola e Michael Jones, che è un algoritmo alla sua apparenza semplicissimo, ma che ci ha cambiato il modo di vedere non il riconoscimento del volto, ma quello che si chiama face detection, cioè la possibilità di capire cosa faccia e che cosa non faccia. Di fatto, anziché guardare gli occhi, la bocca e il naso, si guardano le piccole variazioni, da chiaro a scuro, dove abbiamo le sopracciglia, dove abbiamo il naso, dove abbiamo la bocca. Nel 2001 questo signore, Mohamed Atta, attraversa le telecamere dell'aeroporto, prende un aereo e si scontra contro il World Trade Center. Essi sono i famosi all'11 settembre. E in questo momento succede che il mondo si sveglia e dice: ma perché non abbiamo riconoscimento del volto? Fino al giorno prima l'IBM non aveva nessuna idea di realizzare sistemi di videosorveglianza. Dopo tutto quello che successe, decisero di diventare probabilmente l'azienda più importante al mondo per fare riconoscimento del volto, di targa e tutto quello che succede nelle città, perché effettivamente è diventata un'esigenza importante. Cosa succede? Andiamo avanti, arriviamo adesso, siamo già al 2017, soltanto 2 anni fa. Questa è una cosa che abbiamo fatto noi, e non solo vengono riconosciuti i volti, ma dalle immagini, attraverso la visione artificiale, noi possiamo riconoscere il contenuto, le azioni, quello che fanno le persone, e anche descriverlo in linguaggio naturale, perché ci sono i deepfake. Quello che abbiamo visto, insomma, nelle ultime settimane deriva tendenzialmente da questi due lavori scientifici. Ira Kelmaker, che è adesso in Facebook, prima era all'Università di Washington, che lavorando solo su Obama, perché di Obama aveva 1 milione di immagini di Obama, 1 milione di frame prese, ha imparato a modificare la forma della bocca e l'espressione degli occhi in relazione alle parole. E quindi è stata la prima, in un lavoro presentato su Graph 2 anni fa, a far dire ad Obama qualcosa che Obama non aveva mai detto, semplicemente mettendo insieme la faccia di Obama e le parole di Obama dette in altri momenti dalla stessa parte. Ed ovviamente queste cose forse le avrete lette sui giornali dell'ultima settimana, quando Antonio Ricci, con un colpo di genio veramente, io credo, superiore, a Striscia la Notizia ha detto: aspettatevi di sentire, non fidatevi della realtà, perché Renzi fake, perché questo è assolutamente un video fake, ha detto delle cose inimmaginabili, così come Salvini fake. Lavorare col mondo fake non è semplicemente sbagliato a tout court, perché in realtà lo utilizziamo moltissimo. Per esempio, si usa nell'industria 4.0, si usa nel mondo del design, si usa per fare, come vedete qua, generative prototyping, ad esempio per generare degli studi che non erano mai stati. Questo è un esempio in cui generiamo dei marmi, dei graniti possibili per poterli utilizzare in ambito industriale.